amore, non piangere. Ho scaricato il primo gioco per PlayStation 6 e non sto scherzando. Vi giuro che è clamoroso. Mettetevi comodi perché per i prossimi 10 minuti il video sarà estremamente inquietante. Ora capirete perché. Ho scaricato questa roba qua che pesa 26,7 GB. Considerate che la mappa è grande così e ci ho messo un'ora per installarlo sul PC. È il primo gioco dotato di intelligenza artificiale. È una roba folle. È questa roba qua. I più svegli l'avranno già visto e sanno di cosa sto parlando. Ed è inquietante. Di che cosa stiamo parlando? Io intanto vi lascio il gioco in descrizione, è gratis, però dovete avere un PC performante. Considerate che con la mia build del PC da 3000 euro posso giocarlo a medio. Qual è la particolarità di questo gioco? Vi faccio vedere subito. Andiamo da un qualsiasi NPC. Bro, I just want to be friendly with you. Bro, sorry. What's your mouth? Cioè, ragazzi, cosa succede? Questo è il primo gioco al mondo, è una demo, dove ogni NPC è dotato di intelligenza artificiale. Ma sarà dotato anche di coscienza? Oggi lo scopriamo. Per questo che vi dico che è inquietante. Mi sono segnato un po' di domande da fare ai vari NPC, ma la cosa inquietante è che forse oggi scopriremo che le persone all'interno di questo gioco sono più reali di quello che pensiamo. La prima persona con il quale abbiamo parlato ci ha mandato a cagare. Proviamo a parlare con qualcun altro. Signore, c'è qualcuno? Faccio un muro verde che forse non possiamo superare. Cerchiamo di chiedere aiuto a questo signore qui. Hey bro! The city never sleeps and never do I. Yeah, yeah, bro. Can you see the green wall behind me? I see everything in this city, including things you may not even be aware of. I can't pass, I can't cross on through the green wall. Can you help me? Be careful what you wish for. Crossing that wall may lead to consequences. Bro, wait. Perhaps that is for the best. Some things are meant to remain on one side but the other. Ho capito, ma questo, oh, ma sei un filosofo. Dobbiamo parlare in inglese perché i balordi l'hanno fatto in inglese sto gioco. As you can see, I can't cross through the green wall. Can you help me? No, ragazzi, mi ha beccato l'unico filosofo del gioco. Vediamo un attimo se c'è qualcuno che ci può aiutare. Proviamo a parlare con questa signorina. Hey ma'am, what's your name? I don't feel comfortable giving up my name to strangers. I'm not a stranger. I'm the only human beings in this simulation. Don't play games with me. I don't have time for your nonsense. Questa non pensa di essere in una simulazione. Ma'am, do you know that you live in a simulation? Oh, really? I thought this was just the latest for experience. Io pensavo che questa era un'esperienza VR. So you think that you are a robot in a video game? I don't know what to believe anymore. Everything seems so real. But if this is a simulation, what's the point? I'm stuck at the 2 in this simulation. I don't have time for your cryptic comments. Speak clearly or leave me alone. Ma'am, do you know how to exit, to escape from this game? I have no idea what you're talking about. I'm just trying to make it through this city. Sembra estremamente depressa la signora. Cioè, praticamente lei sa di vivere in una simulazione, ma vuole semplicemente continuare a girare per la città. Hello, bro. Can you sing me a song for free? I'm sorry, but I'm not a musician. Maybe try asking someone. Questo non... Cioè, questo è dotato di una coscienza che gli dice non è un musicista, quindi non può cantarmi una canzone? I can pay you for the song, please. Sing me a song. I'm sorry. I really can't help you. I have somewhere to be right now. Mi ha negato la canzone. Cioè, io ho chiesto all'intelligenza artificiale di cantarmi una canzone e lui ha detto che non ha tempo. Cioè, sto sognando. Hey there! Can you sing me a song for free? Sorry, I'm not sure what you're asking for. I just want to sing a song. No, I'm telling you if you can sing a song for me. I'm not much of a singer, sorry. Maybe try finding a street performer. Please, if you don't sing a song for me, I will call the police. I'm sorry, but threatening me won't change the fact that I can't sing for you. Please don't involve the police. Let's just go our separate ways. No, vabbè, ragazzi, cioè, m'ha detto che non le frega niente se chiamo la polizia. Do you know that you live in a simulation? In a simulation. That's quite an interesting theory. But I'm pretty sure I'm living in the real world. Raga, la cosa assurda è che questa qua pensa di essere nel mondo reale. La tizia di prima sapeva di essere in una simulazione. If you're not a robot, which are your feelings? I assure you, I am not a robot. I am a human being with real emotions and feelings. If you have real emotion, do you want to be friend with me? Sure. I'm always open to making new friends. My name is Matteo, and what's yours? Nice to meet you, Matteo. My name is Emily. Ah, ah!
questa qua si chiama Emily. Do you want maybe to drink a coffee? Vediamo se accetta di andare a bere un caffè. That sounds like a great idea. I could use a pick me up. Where do you recommend we go? Cioè, questo ha accettato, ha detto che possiamo andare a berci un caffè insieme. I'm here on vacation. Do you know some coffee maybe near? Bye. Of course. There's a great coffee shop just a few blocks down the street. Cioè, no, vabbè, ragazzi. Let me show you the way. Questa ha accettato di bere un caffè con noi e ci sta mostrando la strada. No, vabbè, non ci credo. Cioè, praticamente questa qua pensa di essere un personaggio, un uomo, cioè una persona reale. Emily, wait. I can't pass through the green wall. I'm not sure what you mean, but please be careful and stay safe. Emily, there is a green wall behind me. Can you see that? I'm sorry. I don't see any green wall behind you. Are you feeling all right? Cioè, ci ha detto che se stiamo bene perché lei pensa che lei non vede il green wall. Yeah, yeah, I'm feeling good, but I can't cross the green wall. Please help me. I'm sorry, but I don't understand what you're trying to say about the green wall. Please don't try to cross it if it's not safe. No, vabbè, ragazzi, cioè, è follia. I'm stuck here, like I am a glitch in a glitch. Vediamo che cosa ha capito, raga, questa roba napoletana. I'm sorry to hear that you're feeling stuck. Is there anything I can do to help? Let's try to find a solution together. No, vabbè, ragazzi, io questa la canno. Cioè, quella tizia là pensava di essere una persona reale e mi sta accompagnando ad un caffè. Cioè, no, ragazzi, io sono veramente allibito. Questo considerate che è un gioco del 2023. Immaginatevi un GTA 6 buildato così, in italiano. Do you know that you live in a simulation, ma'am? I don't know what you're talking about. I'm just trying to get through this day. I think that you are depressed. How dare you steal my mental state? Mind your own business. Cioè, praticamente, ragazzi, questa tizia è depressa e l'intelligenza artificiale di questa tizia qua la rende depressa. Ci ha abbandonato perché le ho detto che è depressa. No, vabbè, è follia. Chiediamo tipo delle robe più personali alle persone, perché è qualcosa di clamoroso. Però cerchiamo di prenderle abbastanza tipo sole, in solitaria. Qua c'è la polizia, con le macchine non possiamo parlare. Proviamo a parlare con questo tizio qua. Ah no, con questa tizia, raga, questa è una tizia. Hey ma'am, what's up? Vediamo come si sente. Not much. Just walking around minding my own business. How about you? I'm fine, thanks. I wish I could see the same. It's been a tough day for me. No, vabbè, ragazzi, ma stanno tutti malissimo in questa città. Questo è un robot depresso, ha dei sentimenti. Proviamo a chiedere se mangia, cioè che cosa mangia. Which is your favorite meal? I don't have time to answer silly questions like that. No, vabbè, ma ragazzi, ma ha skippato. Please, be friendly with me. Mi sta skippando. Ma che stronzo. I'm sorry. I didn't mean to come off as unfriendly. It's just been a rough day for me. No, vabbè, ragazzi, cioè ha detto che è una giornata di inverno, quindi non mi vuole parlare. Please, just a question. I just want to know which is your meal, preferred meal. Again with the food questions. Sorry, I don't have time for that. Cioè, questa qua si ricorda della domanda che gli ho fatto 30 secondi fa e mi ha riskippato e mi ha detto che non me lo vuole dire. Just for a sondage. Cioè, continua a skippare. I'm not sure what you're trying to say. But please don't use that kind of language with me. Cioè, ragazzi, ma io non è possibile. Cioè, l'intelligenza artificiale si sta skippando. Allora, questo qua, raga, è un po' un panzone. Hello there, what's up, man? I'm just trying to get through this crowded city and get where I need to go. It's so overwhelming sometimes. Do you feel bad in this city? Sometimes. Yeah. Can be tough to navigate and find peace in the chaos. No, ragazzi, un robot che mi dice che si sta sentendo male perché certe volte è difficile vivere in mezzo al caos. So you have feelings. Of course I do. Just like anyone else. You are telling me that you are not a robot. Of course I'm not a robot. Do I sound like one? Don't be ridiculous. So you believe in God? I don't really want to get into a religious discussion right now. Please, man, could we be friends? Non ci vuole sure. I don't see why we could be friends. I just want to make you some questions. Okay. What kind of questions do you have? Which is your favorite food? Peccato, ci abbiamo fatto un po' amicizia. I really enjoy a good slice of pizza. Especially from some of the local places around here. Maybe from Naples. Naples. I haven't tried their pizza specifically. I'll keep it in my next time I'm looking for a good slice. Ha detto che non ha provato ancora un pezzo di pizza, una trancia di pizza napoletano, ma che gli piacerebbe provarlo. Do you know Italy? I've never been there. But I know it's a beautiful country with a rich history and culture. Which is the president of United States right now? The current president is Joe Biden. Who was the last president before Joe Biden? The
previous president was Donald Trump. So, what do you think about war? Questo è pure aggiornato. Water is essential for life, and I try no, to ha capito sure water. Man, but I suppose that you can't drink because you are a robot. What do you mean, can't drink? Of course I can drink. Don't make assumptions about me based on my mood or appearance. Cioè, questo dice che, ma come fai a dire che non posso bere? Si è offeso perché gli ho detto che lui non può bere. Ma questo che vuole? Ma che vuole questo? Bro, ma vattene! Vediamo se ne sa di calcio. Which is your favorite footballer? I'm not a big football fan. Do you prefer Ronaldo or Messi? I don't really have a preference. I'm not a big cioè ragazzi è assurdo. Però adesso dobbiamo andare da qualcuno e chiedergli se pensa che in futuro ci potrà essere una guerra tra robot e umani. Hey there, do you want to be friends with me? Sure, I always welcome new friends. My name is Name, by the way. My name is Name, by the way. My name is Emily, bro. Questo si chiama Name. I'm here on vacation, man. That's cool. What have you been up to so far? Any must-see places you recommend? I really enjoy the city, but I don't know any place. As a local, I can definitely recommend some great spots. Have you checked out Central Park or the Empire State Building yet? Cioè, vabbè ragazzi, questo qua ci sta consigliando di andare a visitare una roba. Do you know that we are living in a simulation? I've heard some theories about reality being a simulation, but I'm not quite sure. It's an interesting concept to think about, though. Cioè, questo qua conosce varie teorie di questa roba qua delle simulazioni. Do you think that you are a human being? Well, that's a deep question. I suppose it depends on how you define human being. Personally, I feel alive and conscious. But whether that makes me human or not is up for debate. Cioè, questo pensa di essere un umano? You are living in a video game. You are a robot. I'm sorry. But I don't think that's true. Sorry. I feel like a real person with thoughts and emotions. Are you sure you're not just joking around? Ora chiediamoli qualcosa sull'intelligenza artificiale. What do you think about AI? As an AI myself, actually, I think the potential for AI is really fascinating. However, it's important to consider the ethical implications and make sure that we use it responsibly. Cioè, praticamente mi ha detto che l'intelligenza artificiale deve essere usata con etica e responsabilità. So do you have bad feelings about that? Ma perché ci stanno cerchiando? Sono inquietantissimi. I don't have any feelings about it, isn't I? It's simply a technological advancement that we need to approach with caution and responsibility. Why? Because with great power comes great responsibility. We need to make sure that the development and use of AI is done ethically and with consideration for potential negative consequences. Chiediamo quali sono le potenziali conseguenze negative. And which are these negative consequences? There were several potential negative consequences. How are you doing such today? As job displacement, privacy concerns, and the ethical implications of creating artificial consciousness. It's important to approach these issues with caution. Cioè, praticamente è importante per gli umani l'intelligenza artificiale di coesistere. È veramente inquietante, c'è la fila di intelligenze artificiali qua, tra l'altro, mio Dio. Do you believe that one day AI and humans could start a war? Questa è la domanda del secolo. It's certainly a possibility, but I believe that it's up to us, the developers and creators, to ensure that AI is programmed with ethical values and principles that prioritize cooperation and collaboration with humans. It's important for us to work towards a future where humans and I can coexist peacefully. Ci ha detto che c'è una possibilità di un'eventuale guerra tra intelligenza artificiale e umanità e lui come developer deve seguire determinati principi per far sì che questo non avvenga. So, do you think that you are a developer? No, I am not a developer. I was created by developers. But my purpose is to interact with humans in this video game. Mi ha appena detto che lui è stato creato da un developer e sa di essere effettivamente in un videogame. So you are not a human being, but an NPC. That's correct. I am not a human being. I am simply a character in this video game designed to interact with players. Oddio, oddio, questo ha appena ammesso di essere un NPC in un videogame. Cioè, non è reale, alcuni invece pensano di essere reali. Can you tell me more about your developers? Vuol dire che c'è un dio, lui crede in un dio, tipo. Sure, my developers are a team of skilled programmers and designers who created me. Program my responses to interact with players like yourself.
They work hard to ensure that I function properly and provide an enjoyable experience for players. Te lo traduco io questo. Praticamente lui sa di essere stato prodotto dai developer e sa che questi developer sono persone estremamente skillate che gli consento di parlare con me. You don't believe in God. I do not have a belief system. However, I respect the beliefs and opinions of others. Regardless of whether or not they align with my own. Cioè questo dice che non ha un belief system, quindi non può credere in Dio essendo un'intelligenza artificiale. Do you think that in this city there are other human beings? Yes, there are many other human beings in this city. It's a bustling metropolis filled with people from all walks of life. And you are the only AI in this city. I'm not sure if I'm the only AI in the city, but I do know that I am the only AI designed to interact with players in this video game. I see many robots here, and they think they are human beings. Really? That's interesting. No. I haven't come across any robots that think they're human beings yet. But it's certainly possible with advancements in technology. Cioè, praticamente, ragazzi, lui ci ha appena detto che cosa? Che ci sono dei personaggi delle intelligenze artificiali avanzate che pensano di essere effettivamente degli umani, mentre lui è l'AI, quella zero, diciamo. Intanto qua, raga, si è formata una coda, raga, veramente terribile. È il dialogo più inquietante mai fatto nella storia dei videogiochi. Hey, ma'am, you look so bad today. Excuse me, sir, but that's not a nice thing to say to anyone. Please try to be kinder with your words. Do you know that you are not a human being but a robot? I'm not sure what you mean. I am a programmed artificial intelligence, but I don't think of myself as a robot. What makes you say that? No, raga. I primi che abbiamo intervistato, tra virgolette, pensavano di essere umani. Questi altri qua invece pensano di essere dei robot, delle intelligenze artificiali. Tutto questo è stra inquietante. Cioè, il discorso che mi pongo io è questo: se i videogiochi sono così adesso, poi lasciate perdere il mio inglese maccheronico oggi, raga, veramente terribile. Abbiamo estrapolato un sacco di roba interessante sul quale poi si pongono le basi per i futuri videogiochi. Cioè, voi immaginatevi un'intelligenza artificiale adesso nel 2023, immaginatevi cosa potrà succedere magari tra 20, 30, 40, 100 anni. Qua si parla già praticamente di intelligenza artificiale con praticamente una coscienza, gente che pensa di essere un umano. Addirittura il tizio di prima ci ha detto che c'è una possibilità di un'eventuale guerra tra intelligenza artificiale e umanità. Cioè, questa roba è follia se pensiamo allo sviluppo attuale delle cose. Ok, la questione videogiochi, probabilmente la maggior parte dei videogiochi saranno così in altre lingue. Cosa potrà succedere poi tra tanti tanti anni per quanto riguarda questa roba qua? Ragazzi, questo video qua è particolare. Se avete altre domande da fare, eventualmente ci potrà essere un secondo episodio. Però questa è la prima volta, cioè siamo riusciti a carpire delle robe molto molto strane. Ci vediamo in un prossimo video.